Regata è questa. Bastardi. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale da Marcix91 per questo 55esimo episodio di The Forest. Ciao ragazzi e ben arrivati a tutti i nuovi iscritti che sono giunti al canale da poco. Stavo osservando con grande stupore l'artista, il Picasso che ha disegnato questa cosa, quella bambina aveva del talento comunque, eh? Non scherzava, aveva una buona mano. Allora ragazzi, siamo al 55esimo episodio, quindi nella modalità normale, non siamo in quella difficile, intanto conigli mi sfrecciano davanti. E quest'oggi ragazzi vorrei fare qualcosina di molto molto carino, cioè sfrattare i nostri cari cannibali, no? Mi odieranno. Vedo con piacere che il mio personaggio continua ad aver sempre fame, ma per fortuna nostra viviamo a Mirtilandia, che qui ci sono mirtilli dappertutto. Allora vi spiego un pochettino il mio progetto. Innanzitutto voglio cercare la tintura rossa, così ce la mettiamo, ormai mi sono preso bene, me la metto tutti i giorni prima di uscire. Dai, attina, bella spennellata, va, che bellino che sono. Allora, il mio progetto in realtà è molto semplice, ma al tempo stesso complesso, ma soprattutto sarà una cosa molto lunga. Ricordo che devo ancora finire di costruire il ponticciolo, e la faremo. Non lo so neanche in realtà se farlo o meno, perché è molto impegnativo. Allora, ragazzi, come da titolo del video, quest'oggi chiuderemo fuori i nostri cari cannibali. Peccato che mi sia andata via. Chiuderemo i nostri cari cannibali fuori da casa loro e quindi conquisteremo tutta questa zona qui, la vedete? Allora, l'idea iniziale era quella di costruire delle mura, classiche mura difensive, che partivano da qua, sarebbero andati fino a qui. Il problema è, ragazzi, che piazzando le mura, buongiorno intanto a voi, vedi, stanno già venendo a controllare. Il problema, ragazzi, è che costruendo le mura così loro sarebbero in grado di passarmi in fianco. Quindi il progetto non è fattibile. Quindi ho optato per un'altra soluzione, cioè costruiremo sì dei muri, ma solo e unicamente in una zona. E sarà poi quella che ci permetterà di accedere, ovviamente. La mia idea secondaria era quella di andare nel reparto trappole, quindi selezionare la nostra trappolona col troncone gigante e piazzarla così, come avevo già fatto vedere in precedenza. Ora questa l'ho costruita un po' troppo vicina, però possiamo farne una anche qui. Sta arrivando anche un vaccone. Oh cacchio. Oggi c'è praticamente il disastro. Adesso quel coso grossissimo mi punterà sicuramente, che già lo vedo. Aia. Ah, ho una dinamite nelle mani e vorrei togliermela, grazie. Brutto schifo. Andiamo per il classico, dai. Dovete sapere che è da un po' che non venite a trovare, quindi sono fuori allenamento. Però dai, un pochettino ce la stiamo cavando.
sai, cacchio, non ti riuscivo a vedere, però ti ho sentito. Scusi, mi riprendo le mie frecce, se non le dispiace. Nel frattempo c'è Virginia che mi guarda. Ui. Mentre noi ci meniamo, questo prega. Ok. Non sembra aver sortito troppi danni, a quanto pare. E allora ti ammazzerò con questa, l'arma inutile. Schifo. Quindi dove eravamo rimasti? Allora, con i progetti. Questi qui. Dai, cerchiamo di fare una cosa quanto più funzionale, più che bella. Tanto poco importa in realtà se la struttura in per sé è bella o meno, l'importante è appunto che tenga a distanza i nostri cari stronzetti. Vediamo un po'. Manteniamo una via di mezzo, perché comunque a me piace fare le cose abbastanza precise. Ok, mi sembra che con le distanze ci siamo. Molto bene. E ho mantenuto i tronchi che vedete qui semplicemente perché così posso pescarli direttamente senza dover per forza abbatterli. Ok, questo punto qui volevo usarlo come punto per entrare, quindi qui costruiremo un muro. Mentre le parti più strette, che richiedono quindi meno risorse, costruiremo. Ok, anche se. Ma perché mi dovete venire a disturbare tutti quanti? Io questa cosa non l'ho ancora capita, eh. Allora, facciamo una cosa così. Intanto te ti ammazzo perché mi stai antipatico. Vado a prendermi l'artefatto perché sennò è una cosa impossibile qui lavorare tranquilli in santa pace. Io so che. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Pregate questa. Bastardi. Allora, prendiamoci l'artefatto che non trovo allegramente. Dove sei artefatto? Aspetta che. Ho sempre fame, non so. Ok, ci prendiamo l'artefatto. Vediamo di tornare all'accampamento. Porto via anche due tronchi, già che ci sono tanto. Male non fa portarsi avanti con i lavori. Poi vi spiegherò anche i progetti che ho in mente col senno di poi. Oh, non ho fatto in tempo a piazzare l'artefatto che già c'è Virginia là in fondo, che vuole venire a salutarci. Prima che faccia notte, dato che è comunque già sera, voglio anche costruire il muro, che sarà quello che ci permetterà di uscire e andare a casa. Ok, questa sarà la nostra entrata. E qui vicino ci costruiremo ovviamente le trappoline.
2 e 2 di qua. Ci mangiamo una cottoletta alla milanese. Spegniamo l'accendino che tanto non c'è bisogno. E iniziamo a piazzare tutte le strutture, i tronchi, eccetera, eccetera. Questa è la parte meno divertente, purtroppo. Ma ci tocca. Ok. Dovremmo essere a pieni. Sì, perfetto. E anche questo è fatto. Questo è proprio orribile, è una cosa terrificante da vedere, ma devi portare pazienza perché così è, così rimane. Prendiamo un'altra dinamite. Non so quanti riuscirò ad abbatterne qui, però ci provo. Forse con 4, forse. Cosa più divertente verrà dopo, perché come potete vedere punti di accesso alla base ne ho veramente pochi, ho solo una parte all'inizio. Molti di voi si staranno chiedendo: ma perché fare solo un punto d'accesso? Sarà scomodissimo, potevi fare tutte mura. No, che quello che appunto non voglio è che i cannibali possano rompermi le mura o venirmi a disturbare. Io voglio cercare di restare più rilassato possibile, mantenere una calma e un karma tranquillo. Allora, mi servono altri tre. Ah, siete venuti a trovarmi? Ah, c'è l'artefatto, vi dà fastidio, voi dà fastidio l'artefatto. A voi dà fastidio l'artefatto, quindi io potrei anche ammazzarvi tutti quanti. Ecco, scappate via che è meglio. Bastardi. Siete stati molto gentili a venire perché mi servivano delle ossa. Quindi grazie. Guarda che c'è l'artefatto e ha dato fastidio, eh. Dai. Ah, scusa, non mi serve neanche l'artefatto. Quello che mi sono sempre chiesto è perché, se i cannibali dà fastidio il fuoco, perché girano con le mazze infuocate? Vabbè. Guarda che tutti i giorni il nostro personaggio si mangia le sue bistecchine, eh? Porca vacca. Io direi che ci siamo, se non sbaglio, sì. Qui abbiamo fatto tutto. Cos'è successo? Mi manca un po' di... Ah, è perché... Giusto, bravi. Ok, abbiamo ristabilizzato il muro. Volevo costruire una di queste. E una di queste, giusto per dargli un po' di spessore alle mura. 10 e 5 pietre, beh, le pietre sono anche qui. Aia! Lo sapevo che sarebbe successo. Io lo sapevo. E succederà tantissime volte. Mamma mia, già sento i santi che scenderanno giù a stringermi la mano. Ecco fatto. Siete
Signori, questo è un giorno memorabile che tutti ricorderemo come il giorno nel quale i cannibali sono stati rinchiusi fuori da casa loro, qui vicino a questo sgabellino che mi è caduto e che mi sosteneva, rendendomi molto più alto e potente. Quest'oggi i cannibali non entreranno più a casa loro. Basta con gli effigi, maledetti. Sfrattati da casa loro, bastardi. Voglio vedere adesso come entrerete in casa, eh? Voglio vedere, voglio proprio vedere. Mamma mia, non vedo l'ora di vederli arrivare in flotta, tutti qui a inginocchiarci ad ammirare, non lo so, l'albero maestro. E cadere sotto le potenti grinfie delle mie trappole. Comunque, ragazzi, appunto, il progetto è stato completato, ma il mio obiettivo non era appunto solamente questo. Il mio obiettivo che ci sarà nel prossimo episodio sarà quello di costruire una piattaforma. Poi l'altezza ovviamente cambierà in base alle nostre esigenze, ma sarà presumo bella altina. Sarà di costruire appunto una piattaforma, e dalla piattaforma che costruiremo dentro appunto questa casa, questa piattaforma ne seguiranno altre. Ok, quindi sarà più o meno a metà circa qui. Oh, guardate gli altri tronchi. Sarà più o meno a metà circa qui, perché voglio costruire un passaggio sopraelevato per tornare a casa. Molti di voi staranno pensando che utilità, non ne ha un'utilità ovviamente, ma è sempre per il fatto che voglio evitare quanto più possibile gli scontri. Certo, non mi sarà difficile, mi basterebbe correre dritto ed arrivare alla base in tranquillità, ma voglio fare qualcosa di figo. Lo sapete, poi è inutile che mi chiediate nei commenti o mi scriviate nei commenti: ma perché fai queste cose? Perché sono così, mi piace fare le cose in grande, e quindi io sono così. E aspettate che riesca Grinnell Stranded Deep, e lì ci sarà anche lì da divertirsi, ragazzi miei. Comunque, ragazzi, se l'episodio come sempre vi è piaciuto, lasciate un bel like. Nei commenti, mi raccomando, fatevi sentire e condividete. E se avete anche qualche amico, portatelo, perché non fa mai male. Tanto stiamo salendo a vista d'occhio. Grazie mille a tutti, ragazzi. Ci si vede per il prossimo episodio. Ciao! E ho pure iniziato a piovere. Guardate.